Forza Italia schiera i big in Veneto, da Arcore Berlusconi ha classificato i seggi in base ai sondaggi e i forzisti nella nostra regione si portano a casa 8 collegi a 1, per intenderci quelli dati per vincenti contro gli 11 della Lega Nord. I collegi del Veneto sono tutti nella fascia A e insomma il 90% sono a 1, quindi io sono convinto, e questo è un po' l'impegno che anche con Tony Dare ci siamo dati, di lavoro comune, che si possa fare cappotto e che si possa avere appunto la maggioranza, la totalità dei collegi vincenti. E proprio nel collegio considerato a uno dell'Alta Padovana e Bassanese è stato schierato per l'uninominale al Senato il fedelissimo di Berlusconi, l'avvocato Nicolò Ghedini. Nessun partito può avere tutti i collegi a propria disposizione, ecco, ad esempio facendo riferimento all'Alta Padovana. È chiaro che la Lega ha i candidati e ha indicato i candidati che ricopriranno per la Camera il collegio di Vigonza e il collegio di Bassano, e noi avevamo l'incarico di indicare il candidato per il Senato che ricopre questi due collegi della Camera. Le polemiche interne al partito però non sono mancate. Con il caso Donazzan, l'assessore regionale ha accusato il partito di aver penalizzato le donne. Un caso che per quel che mi riguarda non esiste, nel senso che si è fatto un ragionamento immediatamente, alla luce soprattutto del fatto che il gruppo in regione si era affievolito con la partenza di un consigliere regionale, quindi con Elena si era ragionato da subito perché fosse più importante insomma che lei rimanesse in regione a fare l'assessore. L'ex senatrice Casellati invece correrà a Venezia per l'uninominale al Senato. Alla Camera invece per l'uninominale di Abano Terme ci sarà Lorena Milanato. Nei plurinominali, sempre per la Camera, si vedono anche Marco Marin, Roberto Caon, Eleonora Mosco e l'imprenditore Fabio Franceschi di Grafiche Venete.